Con un leggero ritardo, anche su YouTube parleremo del calciomercato della Roma. Daremo un voto e analizzeremo gli acquisti, le cessioni, il complesso di questa sessione di mercato. Qui sul telefono della mia Lady Miss Sbiadi ho tutte le trattative effettuate. No? Non è una sponsorizzazione per l'iPhone 13, però se volete compratelo, vi do il bonifico dal mio IBAN. Detto ciò, ragazzi miei, un mercato della Roma stratosferico. Stratosferico perché siamo riusciti oggettivamente a fare un ottimo mercato a poco. Cioè, quanto avremmo speso? 10 milioni di euro, ragazzi. Cioè, abbiamo portato a casa dei nomi, dei giocatori, dei profili importantissimi a poco prezzo, non spendendo un patrimonio. Cioè, con Monchi abbiamo portato a casa una marea di giocatori spendendo tipo 160 milioni di euro. Nonostante fossimo martorizzati dal fair play finanziario, compinto una squadra decente con poco. Quindi il mercato della Roma che parte da un acquisto di un portiere, perché parte Fusato, va di Ibiza in tutte le discoteche, insomma, a divertirsi, e arriva Miles Svilar. Cioè, Svilar viene dal Portogallo, è un pupillo di Mourinho, è una giovane promessa portoghese, viene a fare la riserva di Rui Patricio, quindi niente da dire. Dopo che Niles non ha convinto, no? Torna all'Arsenal e ci serve un vice Carso. Perché? Perché dice Pinto? Perché Carso troppo non si può fare un'altra volta 50 partite. E prendiamo Celik, che già nell'ultima partita ha fatto un'ottima prestazione. Santon, rescisso. E io parto da qui per ampliare il discorso, perché Pinto è stato in grado di cedere, rescindere un sacco di giocatori che erano diventate ormai delle sanguisughe, dei succhi a stipendi, che tanto non giocavano più, che altri direttori sportivi riuscivano solamente ad andare via in prestito con diritto, in prestito secco, sempre sul groppone, fuori rosa. Pinto li ha fatti fuori tutti, dal primo all'ultimo. E qua c'è un gran risparmio anche sul budget degli stipendi. Poi arriva Matic, a parametro zero, viene a dare esperienza a centrocampo. Ripeto, immaginatevi un Bove che si allena con un Matic, no? Un giocatore di spessore, un Dybala, ragazzi, capolavoro di Pinto, portare a casa un giocatore corteggiato dalle grandi d'Italia, Gini Wijnaldum, che vabbè, col senno di poi si è rotto, ma nessuno può saperlo, cioè si è rotto la tibia, povera creatura, che potremmo fare? Ma torna, ringraziando il Mondiale, per un buon mucchio di partite, insomma, ancora da giocare. Camara, vedi, si rompe Wijnaldum e subito arriva Camara. Cioè, non è che lascia tempo, lascia ansia, no, subito trova il profilo giusto. E poi infine il Gallo Belotti, quindi una campagna acquisti di tutto rispetto, spendendo, ripeto, poco, prendendo giocatori a zero di qualità e che servono. Forse, se vogliamo dare, io do un 9 a questo mercato, ditemi nei commenti quanto gli date. Per il 10 manca un difensore che per me era importante portare a casa. Quindi questo è il mio pensiero. In uscita però notiamo, perché ve li devo leggere, perché è importante leggerli. Paolo Lopez, Veretout, Under, Felix, Milanese, Olsen finalmente, Florenzi finalmente, Calafiori dispiace sinceramente, Diawara finalmente, Cervo, porra creatura, Fusato, va bene, grazie mille, Boah, Riccardi, rescisso. Poi in prestito un diritto di riscatto, perché è saltato all'ultimo Kluivert col Fulham, va proprio lui stesso al Valencia. Villar per la Samp, Carles Perez e Reynolds a Westerlo. Quindi abbiamo detto che soprattutto acquisti, cessioni, ma io voglio concludere il video citando il capolavoro di Pinto. Perché tu dici, mi fa un grande mercato, mi porti a casa grandi giocatori, ma tu i grandi giocatori che hai li devi tenere per fare il salto di qualità. Zaniolo, 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 tante voci su Zaniolo. Zaniolo è rimasto alla Roma. Il grande acquisto per mettere la ciliegina sulla torta a questo mercato è la permanenza di Niccolò Zaniolo, fondamentale. Perché io dico, va bene, mi porti Dybala, mi porti chi che sia, ma tu mi devi tenere Zaniolo. Se vogliamo essere competitivi, non puoi sostituire, no, un giocatore prendendone un altro forte. Sì, è giusto così, ma tu l'altro profilo importante lo devi tenere. Quindi la permanenza di un top player come Zaniolo è stato fondamentale. È stata una cosa colossale, insomma, da attuare, perché tante voci che davano già Zaniolo alla Juve, sì, al Tottenham, ma Zaniolo è rimasto alla Roma. Quello che conta è questo, ed è fondamentale, è stato fondamentale per un anno non vendere più forti. Ce l'abbiamo fatta, quindi voto 9.